Allora, su sta lunghetta cicloide vediamo di aggiungere due cosette. Uno, trovare la derivata. Io qua già l'ho segnata perché sto rifacendo il video perché ho fatto degli errori. Allora, vediamo dove dobbiamo arrivare come target, partendo dalla nostra funzione. Questa è la nostra funzione, facciamo la derivata per trovare, lo scopo è quello di trovare che pendenza ha la funzione girata così, x per y, che abbiamo visto è una funzione che fa questo scherzo qua, è una cicloide che fa con gli assi scambiati, che fa una specie di mezzo ellisse verticale. Qui dovrebbe avere pendenza zero, il che giustifica la convinzione che qui la pendenza sia meno infinito quando arriva e più infinito quando riparte, quindi ci sia una cuspide. E poi vedremo cosa succede a pensare una situazione diversa in cui io invece di avere la valvolina, quindi un punto sulla circonferenza o un punto all'interno, oppure un punto all'esterno, sono i casi che si chiamano casi, ah, non l'ho segnato, di cicloide allungata o accorciata. Allungata se il punto è all'esterno addirittura della circonferenza che rotola, accorciata se è all'interno. Comunque facciamo la nostra derivata della funzione per vedere che arriviamo a questo risultato. Dunque, intanto l'arco seno, la derivata di arc cos di x fa meno 1 su radice di 1 meno x quadro. Quindi qua ci viene già un bel meno r, e poi bisogna fare la radice di 1 meno il quadrato, qui non c'è la x come parametro, però c'è questa roba qua. Quindi lo prendiamo e immaginiamo di fargli poi il quadrato, facciamo i calcoli, vediamo cosa viene. Va ancora moltiplicato, qui non si può mettere 1, bisogna moltiplicare per la derivata di quello che c'è dentro. Qui la x è tutta sta roba qua. Qual è la derivata di sta roba? La variabile y. Allora, 1 derivato fa 0, mettiamo pure 0, meno la variabile y derivata fa 1 e rimane la costante 1 su r. Poi moltiplicando vedremo che lo 0 non c'è, il meno r moltiplicato per meno 1 su r fa più 1. Meno, qui c'è un altro caso di derivazione di funzione composta. Noi sappiamo che quando una radice, la derivata della radice di x fa 1 su 2 radice di x. Quindi qua possiamo scrivere 2 su questa benedetta radice, 2r-y. Però bisogna fare la derivata di questa cosa dentro, che tra l'altro ridisfando il prodotto è 2ry meno y quadro. La derivata di questa cosa qua è 2r il primo addendo meno 2y il secondo addendo. Dividendo tutto per 2, va via quello sotto, vanno via quelli sopra. Quindi praticamente la funzione diventa, nel caso di questo signore qua, abbiamo detto il meno r moltiplicato lo 0 sparisce, moltiplicato il meno 1 su r fa più 1, quindi qua c'è un 1 fratto radice di, occhio, qua se svolgiamo il quadrato abbiamo 1 meno, il quadrato di 1 è 1, meno il doppio prodotto è 2y su r, e poi più, perché è positivo, il quadrato di questo che è y quadro su r quadro. Questa roba qua, togliendo la parentesi, vanno via di 1 e rimane sotto meno e meno, sono 2y su r, e più con il meno fa meno y2 su r2, ok? Meno, qui abbiamo detto rimane un meno, cioè un r-y fratto la radice di y2r-y. Ultimo sforzo, qui dobbiamo fare che cosa? Questi fratto sono bruttissimi, moltiplichiamo sia sopra che sotto per r, nel senso che qui c'è un bel r, sotto se moltiplico per r la radice, lo faccio entrare l'r dentro la radice, diventa un r quadro. Quindi
mi trovo un R quadro che moltiplica questo primo addendo, R quadro sopra, R sotto, rimane un R, quindi 2YR, meno l'R quadro moltiplicato questo mi fa sparire l'R quadro del tutto e rimane solo l'Y quadro. Occhio che questa roba qua è proprio uguale a quella. Se io raccolgo la Y, mi viene 2R meno Y. Quindi questo denominatore qua e l'altro potremmo pensarlo come un denominatore comune. Lasciamolo nella veste, diciamo, con la Y raccolta. Denominatore comune, qui c'è un R meno, qui c'è un R meno Y. Chiaramente, togliendo la parentesi, meno R più R vanno via, meno e meno fa più, viene un semplice Y, un semplice Y sopra, un semplice Y sopra e sotto una radice Y fratto 2R meno Y. Se io metto tutto sotto l'unica radice, questo è un Y quadro fratto Y 2R meno Y, capite che un Y quadro sopra, un Y sotto, va via questo e va via l'esponente, e rimane questa funzione qua, Y sopra e 2R meno Y sotto. Adesso cosa resta da fare? Abbiamo detto, dobbiamo fare tutto questo trio qua, lo dobbiamo fare per vedere la pendenza della curva quando si comincia nel punto iniziale. Quindi trovare il limite per y tendente a 0, perché qui si tratta, la funzione è con y a variabile indipendente e x variabile indipendente, fatta ovviamente, viene detto così. Quando y tende a 0, la nostra x', cosa diventa? Sarebbe da fare il limite di questa radice, oppure il limite di quello che c'è dentro. Dentro cosa c'è? C'è y fratto 2r meno y. Se y tende a 0, questo qui si può togliere. Tranquillo, non dà fastidio, rimane il 2r. Sopra rimane 0 però. Quindi 0 su 2r fa 0 per forza. Quindi la pendenza è confermata come pendenza 0. In questo caso, con la funzione girata, è pendenza più infinito quando la funzione ha quell'aspetto lì. Finito questo discorso, 7 minuti ci restano per andare a scoprire cosa succede nel caso, il caso più facile è quello che abbiamo visto noi, dove c'è il punto di cui osserviamo il movimento, che è proprio sulla circonferenza, ed è la cicloide classica. Poi c'è la cicloide, di cui non mi ricordo di nuovo il nome, accorciata o allungata? Questa è la accorciata. Cos'è che si accorcia? Si accorcia la distanza del punto dal centro e non ha più cuspidi, è una cosa che assomiglia un po' a una sinusoide, anche se non lo è di sicuro. L'equazione non ce la stiamo a ricavare. Invece questa è la cicloide allungata. Che cos'è che si allunga? Si allunga la distanza del punto P dal centro. Qui c'è il centro e qui c'è il punto P. Praticamente è come se facessimo rotolare un cerchio a cui è attaccato un altro cerchio più grande. Il cerchio interno rotola, l'altro più grande gira molto di più, con la stessa velocità angolare ma con velocità tendenziali maggiori al suo esterno, e il risultato è una cosa di questo genere. Curiosità nella curiosità, questo discorso della cicloide allungata, accorciato normale, viene fuori anche se io immagino il movimento, per esempio, di un aliante, visto in pianta all'interno, lungo una circonferenza all'interno di un'ascendenza, perché lì c'è l'aria che sale e io giro per prendere quota, no? Cosa succede se io non sono in aria calma e in semplice ascendenza, ma sono in presenza di vento laterale? Chiaramente è quello che succede
se l'ascendenza è di sbieco. Qui c'è il terreno, qui c'è la corrente invisibile ascensionale, che non si vede ovviamente, e che può essere, diciamo, inclinata per via del vento laterale. Quindi il cumulo che viene fuori, come scoprite spesso guardando le nuvole, è inclinato da una parte. Allora, io mi faccio le mie spirali qui dentro, però rispetto al terreno, qual è la traiettoria che vado a compiere? Di solito, se la mia velocità è maggiore di quella del vento, l'aliante va sugli 80-100 km all'ora, dipende, quando sei in ascendenza è meno possibile, tipo 80. Il vento di solito è di meno, 50-30 all'ora. E allora siamo in una situazione di cicloide allungata, in cui se vado a vedere la traiettoria che fa l'aliante sul terreno, o fotografato da sotto o da sopra, è una traiettoria di questo genere qua, quindi cicloide allungata. Certo che se fossi in presenza di un vento molto forte, per cui la sua velocità raggiunge quella dell'aliante, la mia traiettoria sarebbe proprio una cicloide precisa, nel senso che nel momento che sono controvento mi fermo praticamente, poi riparto nella virata, e nel momento opposto, a 180 gradi di differenza, la mia velocità si somma alla velocità del vento ed è doppia, e mi trovo in questa situazione. Se poi il vento fosse maggiore della velocità dell'aliante, andrei su una cicloide accorciata senza neanche più fare i ritorni. Con questa curiosità volo-velistica chiudo la video lezione, riportando un episodio che mi è capitato nel corso di teoria, in cui si studiavano le cose teoriche del volo, no? C'era un professore universitario, tra l'altro che conosceva mia padre, una bravissima persona, che però al proposito della traiettoria compiuta dall'aliante in caso di vento, superficialmente, senza pensarci molto, disse che in quel caso lì, invece che una circonferenza, è un'ellisse. Io rimasi lì così, non poteva essere, però non ebbi la risposta pronta. La cosa da dire subito sarebbe stata: l'ellisse non può essere, perché l'ellisse, va bene, somiglia nel primo tratto, ma poi l'ellisse è una curva chiusa. E tu, se hai vento laterale, non torni al punto di prima, sicuramente non fai una curva chiusa. Certo, raccontare che era una cicloide accorciata o allungata era un po' complicato, anche per il tipo di persone che stavano a sentire. Io studiavo queste cose qua, ero al Politecnico, ma altra gente non erano a questo livello di conoscenze matematiche. Quindi era bene evitare il problema, non raccontare che era una cicloide piuttosto che qualcos'altro, ma così capitò. Quindi niente ellisse, ma cicloide allungato o accorciato a seconda di caso. Ma mi stavo dimenticando un'altra cosa interessantissima, che le cicloidi che abbiamo visto, la cicloide può essere normale, allungata o accorciata, è in realtà uno delle tante possibili curve che vanno sotto la famiglia delle rullette. Pensate, l'ho imparato adesso guardando su Wiki. Le rullette, curve perfette, no, sono curve normali, sono le curve dei rotolamenti. Quindi io, la cicloide è il rotolamento di una circonferenza su una retta, ok? Quindi questa è la cicloide. Però ci sono altre situazioni, che sono su Wiki, ci sono anche le limazioni, buffissime. Se tu prendi una circonferenza e ci fai ruotare una circonferenza intorno, ti viene una cosa che somiglia a una cicloide, in realtà è una cicloide costruita su una circonferenza, quindi che ha tutta un'altra equazione o cosa diavolo. Oppure questa si chiama epicicloide, perché sopra
e l'ipocicloide è quella costruita se invece vado dentro. E ce n'è per tutti i generi, i tipi, le curve più strane che possono venire fuori. Ok? Boh, basta parei, fa un po', suona il fatidico campanello e quindi chiudiamo questa seconda video lezione sulla cicloide. Seconda ed ultima, basta. Adesso si passa ad altro. Vai!